Beh, nessuna battaglia, penso che abbiamo una bella lista, bei candidati, ci sarà modo di parlare di autonomia, di identità, di valori da difendere e penso che sarà una bella campagna, visto considerato che fra l'altro i nostri candidati hanno tutti, diciamo, in maniera diversa anche esperienze amministrative e quindi conoscono anche la pubblica amministrazione e conoscono molto bene il Veneto. Ma la carta Vannacci per tirare su la Lega? Ma guardi, questa è una scelta del segretario e penso che debba essere rispettata, visto considerato che è una prerogativa del nostro segretario e del segretario in generale. A me piace ricordare che invece, insomma, c'è una bella lista di candidati sono sicuro che sapranno esprimere veramente anche un buon risultato sul fronte delle preferenze, visto considerato che sono persone note. Commento oggi, vedo le liste, io non ho mai fatto nessun commento, perché esperienza mi insegna che bisogna vedere la lista scritta, perché poi rischi di magari fare un commento che non sia magari contestualizzato. Oggi posso dire che la lista c'è, è una bella lista, e il generale Vannacci, come ama farsi chiamare, ve lo dico da obiettore di coscienza, è assolutamente... non è capolista da noi, ma sono scelte che ha fatto il partito, penso che noi abbiamo una bella lista, assolutamente. Però lei parlava di valori, valori espressi nelle prime interviste dal generale Vannacci sotto il profilo sociale, della scuola, di tanti temi, non sembrano molto aderenti a quelli che sono quelli espressi dalla Lega nel Veneto? Ma guardi, noi confermiamo i nostri valori, cioè non sono dei temi sui quali ho visto delle dichiarazioni che non si possono condividere, ma non voglio dare assolutamente adito a ulteriori polemiche. Penso che questo Paese si sia già interrogato forse 3-4 giorni, 5 giorni, una settimana sul tema della disabilità e altro. E penso che noi andiamo avanti per la nostra strada. Il generale è candidato come indipendente, quindi la Lega ha i suoi valori e il generale avrà i suoi. Lei non voterà Vannacci? Ma io i miei candidati, fra l'altro mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia veneto, per cui io scelgo i veneti, ma senza offesa per gli altri, scelgo i veneti perché li conosco tutti, ovviamente sarò equidistante dai miei veneti, rispettoso nella campagna, quindi è giusto che se la facciano, però dico, abbiamo bei candidati in Veneto, non serve andare fuori il Veneto per scegliere altri candidati. Posso dire che alcune dichiarazioni che sono state fatte non le condivido rispetto al tema delle classi separate per i disabili piuttosto che il tema del Mussolini statista, ma mi fermo qui. Noi dobbiamo fare questa campagna, farla bene, parlare ai cittadini, altre robe, non vorrei che in questa campagna si parlasse solo di Vannacci.